Vai. Inizia ora la quarta match del torneo del gruppo B con l'Alitalia che gestisce il primo possesso palla. Ricordiamo l'Alitalia che viene dalla vittoria folgorante per 13-0 contro l'Etihad Airways. Ora De Francesco la gira, la palla verso De Andrade che addomestica. Poi è provvidenziale l'intervento del numero 2 della vecchia per il KPMG. Ora De Andrade la gira per De Francesco. Severini si deve destreggiare fra due avversari. La passa per il numero 16 che la rimette in mezzo, il numero 16 Cervini. Cercato un cross in area di rigore per trovare un compagno, non trova nessuno, ma trova un calcio d'angolo che batte ora De Francesco, lo mette in mezzo, cerca lo stacco. Brutto il disimpegno di Gimelli, poi cerca di partire il numero 77, Lassandro, ma viene fermato fallosamente. Si ripartirà quindi da una punizione nella zona difensiva del KPMG. È subito una rimessa in zona offensiva per l'Alitalia Team B, della quale si occupa Cervini, che la gira per Sannibale. Si fa vedere subito Gimelli, che va da De Andrade, che con un numero cerca di superare Della Vecchia. Poi anche con il fisico si aiuta, la palla all'indietro per Cervini, che tenta il destro, una deviazione sfortunatissima, e quindi l'autogol di Ronca sul tiro di Cervini. 1-0 per l'Alitalia Team B. Si riparte sul punteggio di 1-0 per l'Alitalia con il KPMG, con Della Vecchia che cerca di girare subito palla. Ora la palla per Mezzapesa, cerca nuovamente Della Vecchia. De Francesco gliela sradica dalle gambe, poi tenta di trovare il tiro e c'è il gran gol del numero 7 dell'Alitalia. 2-0, 1-2 micidiale dell'Alitalia. Si riparte sul punteggio di 2-0 per l'Alitalia. Lassandro cerca di sfondare, ma perde il possesso. Gimelli per Severini, che la gira per De Francesco, che cerca De Andrade, ma capisce tutto la retroguardia del KPMG. De Francesco recupera subito il possesso. Cervini la sporca, ma arriva nuovamente a Sannibale. Ora Gimelli per Severini, che stoppa Della Vecchia in pressing. C'è il numero di Severini, con conseguente calcio d'angolo in favore dell'Alitalia Team B. De Francesco per Severini, che la lascia ancora per il numero 7, che torna indietro da Cervini, che è rimasto ultimo uomo. Ora Gimelli con il tacco verso De Andrade, anzi Sannibale. Il colpo di testa di Esposito con il portiere, che mette in angolo la palla all'indietro. Cervini, Severini, danza sulla sfera, tenta il destro, viene murato, poi il vento è veramente un'incognita fastidiosissima per questo torneo. Esposito, forse falloso su De Francesco, che comunque mette in mezzo, non riesce ad arrivarci Sannibale. Ma chi è il portiere? Il rilancio del portiere Di Marzo. Gimelli gira per De Francesco, che viene pressato da Esposito,
elude il pressing con molta eleganza il numero 7 in maglia bianca. Sannibale ancora per Gimelli, cerca Severini, si ripartirà da Di Marzo. Mezza pesa, non riesce ad addomesticare il pallone, ora Severini non riesce neanche lui nello stop, quindi si ripartirà da Ronca che cerca e trova il numero 7 Galasso. Sannibale è molto bravo a strappargli il possesso, ancora Galasso cerca di rinviare. De Francesco tenta il destro, si era mosso molto bene il numero 7, poi ha cercato lo scarico. Il clima si fa sempre più gelido. Si riparte da Ronca che cerca di impostare un'azione offensiva. Ricordiamoci il punteggio 2-0 per l'Italia, 1-2 devastante con il tiro di Cervini deviato da Ronca e poi il gol di De Francesco, uno dei migliori del torneo finora in questo gruppo B. La palla per Cervini, largata per Gimelli in un'insolita posizione laterale per il centrale difensivo. Ora De Francesco, anche per lui insolita posizione da ultimo uomo. Gimelli, De Andrade ancora verso De Francesco che può tentare addirittura il sinistro e non va troppo lontano dalla porta difesa da Di Marzo. Ora Esposito ragiona, va da Della Vecchia, può salire, capisce tutto Cervini, la gira per Severini che si libera dell'avversario, poi tenta il tiro, la parata di Di Marzo e poi molto bene Ronca a liberarsi dalla pressione di De Andrade. Vuole andare da solo il numero 14, fa un doppio passo, se la allunga e poi ha perso l'attimo per servire Galasso. Può ripartire Sannibale, la gira verso De Francesco, deve superare Esposito, ora accorre anche mezza pesa, cambia completamente lato, Gimelli si impegna ma non riesce a tenere in campo il pallone. C'è un freddo notevole al Mancini Park. Ronca, il rilancio nella zona del numero 8 Venezia, la recupera subito l'Italia. Sannibale va da Severini, non riesce nello stop, poi la palla torna al numero 10 ma c'è un fallo commesso da Severini, forse un tocco con il braccio. Si ripartirà quindi da Della Vecchia che serve mezza pesa, può puntare l'area dell'avversario. Severini, anzi Cervini, capisce tutto. Può ripartire De Andrade, sì, De Francesco, la mette in mezzo verso De Andrade, esce basso Di Marzo, De Andrade la mette nuovamente verso Severini che la gira per De Francesco, 1-2 fra il numero 7 e il numero 10, non riesce nel tap-in Severini, esce molto bene Di Marzo, si ripartirà da un calcio d'angolo. 10 minuti. De Francesco lo batte verso Severini, cerca di girarsi in mezzo all'area di rigore e ce la fa anche molto bene. E c'è il gol del 3-0 per l'Italia Team B. Severini. Non si vedeva proprio il gol. Anzi, me lo sono accorto prima dell'altra volta. Non si vede proprio da qua. Si ripartirà sul punteggio parziale di 3-0 quando siamo arrivati quasi alla fine del primo tempo. Esposito verso Venezia che la allarga per Lassandro, capisce tutto la retroguardia dell'Italia con De Andrade, la gira per Gimelli,
Severini con la suola se la gira, Gimelli la lascia a De Francesco e tenta addirittura il tiro, una sorta di tiro cross per De Andrade forse. Di Marzo andrà a rinvio quando manca un minuto alla fine del primo tempo, la palla verso mezza Pesa, ora Esposito. Gimelli apre verso De Andrade. Ronca. La domestica in qualche modo Venezia, poi se la fa strappare. Ora Gimelli. Vada De Andrade, un gioco di gambe per il numero 8. Cervini pensa per un attimo al tiro, poi lo scarica per De Francesco che la mette in mezzo, non ci arriva Severini, spazza in qualche modo la retroguardia del KPMG. Gimelli. Severini si gira, può pensare al sinistro, lo finta, poi lo scavetto per servire De Andrade, anzi Sannibale. Quanto manca? 12:20. Dai, fischio. Mi sto a cagare sotto la fretta. Mezza Pesa rientra due volte, poi con la suola e tenta il destro. Buona la parata di Bordone. Su questa parata finisce il primo tempo. Inizia ora la seconda metà di gara con Ronca che gira per Della Vecchia, con Cutelli sulla sfera, cercare il pressing. Di Michele se la porta fuori. Mezza Pesa cerca il lancio lungo, capisce tutto la retroguardia dell'Italia, ora con il numero 2 Balzani. Balzani verso Taroni che la gira per il numero 15 Santilli, ora con Cutelli ancora per Balzani. Di Michele si va a vedere con Cutelli, viene ora servito. De Michele verso Taroni, ancora per il numero 14 che cerca un esterno per servire il suo compagno Pier Giovanni, capisce tutto mezza Pesa e può far ripartire i suoi compagni. La palla verso Lassandro che in qualche modo riesce a toccare la palla che non arriva però a Della Vecchia grazie all'intervento di Balzani. La palla per De Micheli, De Michele che cerca la palla alta, Di Marzo esce, con Cutelli la tiene in campo, Di Marzo non sta fra i pali, deve puntare Balzani, si prende il fondo Della Vecchia con un intervento scordinato, riesce comunque a servire il suo portiere. Mezza Pesa, velocissimo Della Vecchia dall'altra parte del campo, non lo vede il numero 9, ora sì, lo serve. Non riesce nel tapin il numero 2, comunque una buona occasione per il KPMG. Taroni va da Di Michele, Di Michele può puntare Ronca, ancora Di Michele, Ronca riesce a vincere il duello fra i numeri 14. Di Michele verso Balzani, ancora per De Michele che si prende il fondo del campo, Di Marzo ci mette il piede e ora Ronca deve completare il disimpegno, anzi mezza Pesa sulla fascia sinistra cerca di andare via il numero 85 Bronzi appena entrato,
il tiro di Concutelli con la bella parata di Di Marzo. Concutelli con il tacco riesce a servire Balzani, che tenta addirittura il destro a giro, non riesce a prendere. Ti è finito tutto? L'hai caricato quello mio? No, perché c'è stato il podcast che è tu e l'Italia di NB e di Azza. Sì. Il Lorenzo è già caricato. Solo quello che dovrebbe essere scritto tutto. Ma è caricato tutta roba mia. Con Cutelli verso Taroni. La palla verso Balzani. Dopo c'è PNL di Alta. Ora Santilli. Che c'è dopo Willy? Con Cutelli all'indietro verso Taroni. Passaggio lungo, riesce a tenerlo in campo Balzani, anzi Santilli. Ora con Cutelli ancora la gira Pier Giovanni. Cambia completamente campo Santilli, va da Balzani. Ora il numero 85 Bronzi cerca di falcare la fascia, ma rinviene Balzani. Mezza pesa, cerca una sorta di tiro con la punta, non riesce ad impensierire la porta difesa dal secondo portiere dell'Italia. Con Cutelli verso Balzani, cerca di girarsi per Giovanni, gliela strappa Balsamo, senza fallo subito De Michele. Cerca di servire Balzani, esce molto bene Di Marzo, la palla è ancora buona per De Michele, anzi no, fischia una punizione per un tocco con la mano di De Michele a seguito dell'intervento di Di Marzo, il lancio lungo del portiere, che forse si fa anche male nel rilancio, infatti si butta per terra. Con Cutelli Santilli, ora Esposito verso mezza pesa, riesce a recuperare per un attimo solo Balzani, ma mezza pesa rinviene. Ora la palla verso Esposito, troppo lunga, deve arrivarci Taroni. Ora con Cutelli sulla fascia destra, cambia gioco per Balzani, forse stop con un braccio, non secondo l'arbitro. Santilli sulla fondo, la mette in mezzo per Pier Giovanni, tenta il mancino, viene però murato dal difensore, da Ronca. Di Marzo la gira, anzi non è Di Marzo naturalmente, ma è Calcaro. Pier Giovanni, un numero su Balsamo.
ma rilancio ronca nella zona di mezza pesa che però non riesce ad arrivare, il pallone era troppo largo. Quanto manca? 4 minuti. Pier Giovanni verso Balzani, cambia gioco per Santilli con Cutelli. Feroni, ora Balzani, ancora cambia gioco per Santilli, può pensare al sinistro, preferisce non scaricarlo, la gira per Concutelli, pensa lui al destra giro e c'è il gol del 4-0 del numero 9 Concutelli sul palo di Marzo. Lui 0-0. Oh, sì. Mezza pesa verso il numero 7 Galasso, ora ronca, va ancora da mezza pesa che cerca Venezia che stoppa, poi allarga per Esposito, forse troppo tardi, con Cutelli riesce ad intervenire, ora Taroni va al lancio lungo per Pier Giovanni che riesce a stoppare, deve puntare e superare ronca. Preferisce andare all'indietro da De Michele, può pensare al mancino, ora può andare al tiro con il sinistro e trova il gol del 5-0 di De Michele. Si riparte ora col punteggio, sul punteggio di 5-0. C'è sta la felpa, con Cutelli. Non riesce a stoppare, poi sì. Entra in area di rigore il numero 9, cerca di andare al tiro. Riesce nella parata di Marzo. Calcaro verso Taroni, va da Balzani, Santilli, Balzani ora Taroni verso Di Michele, Taroni, riesce Balzani a recuperare il pallone, ora Pier Giovanni con Balzani che non si fa vedere, tenta il tiro, quindi il numero 6 è arrivato, tutto è arrivato, pure l'economia che è arrivato, Pier Giovanni, ronca, intercetta ora la palla per mezza pesa, si fa vedere Venezia, preferisce andare da Esposito, il numero 9 cerca nuovamente di farsi dare il pallone, la palla finisce a Galasso che non riesce a prendere uno stop. Tiro palla difensivo per l'Italia. Pier Giovanni. Interessante. 20 Austria. Mezza pesa verso Galasso che va da Balsamo e su questa azione finisce questa partita sul punteggio di 5-0 per l'Italia Team B che in due partite è riuscita a fare 18 gol e ne ha subiti 0. Porco Dio.